buongiorno a tutti, siamo qua in un spettacolare mincio per spiegare un po' un attimino tutti i tipi di colle che ci sono. La pesca in fiume non è così semplice incollare i cagnotti e spiegheremo tutti i vari tipi di colle che abbiamo, i vari modelli, da quella che incolla di più a quella che lavora di meno. Non è facile mettere insieme vari tipi di colla e fare un incollaggio perfetto nel fiume o nei canali. È importante sul fiume riuscire a capire la meccanica delle varie colle e riuscire a mettere insieme un prodotto, un incollaggio dei cagnotti che vada bene per il fiume o per il canale. Adesso vediamo. La Panne Company presenta 5 tipi di colle: maltodestrina, colla Stabilix, gomma arabica pura, magica e New Double Gum. Vorrei specificare che quando uno utilizza le colle per incollare i bigatti, prima di tutto non è attack, per cui vanno lavorate e piano piano messe insieme per il posto di pesca dove si va. E secondo, tutte queste colle qui che abbiamo fatto vedere, il pesce le mangia, perché sono tutti prodotti o zootecnici o alimentari. Allora, questa è una colla che ha una forte tenuta, è in cristalli e è una colla che ha bisogno di un quarto d'ora, 20 minuti per poter lavorare giusta, perché se nel dosaggio si aumenta perché si ha la paura che non sono incollati, questa colla poi, quando comincia a rilasciare, renderà i cagnotti molto umidi e molto appiccicosi alle mani. Per cui è una colla abbastanza difficile da utilizzare, perché se uno pensa al momento di buttarla dentro, i cagnotti devono incollarsi subito, sbaglia immediatamente, perché è una colla, come dicevo prima, ha bisogno di almeno 20 minuti per cominciare a lavorare. Secondo me è un'ottima colla da fiume. Mezzo chilo di cagnotti, si bagna la mano, si inumidiscono leggermente, devono essere leggermente umidi. Un chilo di quarzo circa, si inumidisce anche leggermente ancora anche il quarzo. Maltodestrina, come dicevo prima, la maltodestrina ci mette un pochettino più di tempo, però è sufficiente una noce per poter incollare i cagnotti. Bisogna dargli il tempo di lavorare, e infatti questa la lasceremo qua almeno un quarto d'ora. Lo Stabilix si può utilizzare in aggiunta alle altre colle, appunto per stabilizzare la colla, perché se è troppo umida è abbastanza mettere una spolverata di Stabilix e asciuga praticamente, va a asciugare tutto quello che è l'umidità dei cagnotti. E ultimamente viene utilizzata anche per un incollaggio solamente di Stabilix, perché qualcuno ha trovato che lavora molto bene anche in fiume. Ecco lo Stabilix, sempre mezzo chilo di cagnotti, mettiamo sempre un chilo di quarzo, inumidiamo i cagnotti al quarzo. È sufficiente inumidirli, non che siano bagnati, è sufficiente inumidire i cagnotti per far lavorare proprio le colle. Anche lo Stabilix ha bisogno sempre dello stesso quantitativo, circa una noce. Ecco, si vede che comincia a lavorare prima della destrina, vedete che non si separano più ancora i cagnotti dal quarzo, già immediatamente, perché è una colla lavorata e comincia a incollare già da subito. Tutte le colle hanno il loro tempo di incollaggio, uno non può pretendere di buttare dentro la colla e che i cagnotti si incollino. L'arabica pura, fine, impalpabile, è ottima per avere un incollaggio soft delle esche,
per far sì che lavorino immediatamente sia sul fondo oppure durante la calata. È abbastanza utilizzata da parecchi pescatori e ha una resa abbastanza importante, perché un chilo, essendo fine impalpabile, ha un bel volume e ne viene utilizzata veramente poca per poter incollare i cagnotti. Arabica pura, un incollaggio soft, è quando si può anche evitare di mettere il quarzo, infatti questi li incollerò senza quarzo, fine impalpabile. Va aggiunto sempre più o meno la stessa dose, mezzo chilo di cagnotti, una noce. I cagnotti possono essere anche più bagnati, che comunque in ogni caso a contatto con l'acqua e questa colla si lascia andare, essendo fine e molto impalpabile si lascia andare. Questa qua è un incollaggio rapido, vediamo, i cagnotti sono già incollati, deve solo lavorare un attimo per far sì che non si attacchino alle mani, ecco. La magica è un insieme di destrine di amidi, viene utilizzata per incollare i cagnotti e far sì che poi i cagnotti diventino una specie di pastura. Io spiego sempre così per far capire meglio alle persone, perché la dose è abbastanza elevata, perché si consiglia per 2 kg di quarzo e 1 kg di bigattini almeno 350-400 grammi di questa colla, perché deve andare a formare proprio un impasto che nel secchio i cagnotti si muoveranno sempre, però con questo impasto, quando tu prendi sulla pallina e la stringi tanto, va sul fondo, e se tu la stringi poco fa come l'effetto della pastura, fa una nuvola. 2 kg di quarzo con mezzo chilo di cagnotti. Per incollare la magica, i cagnotti al quarzo devono essere bagnati. Il secchio deve essere bagnato sul fondo. I bigatti e il quarzo devono proprio essere bagnati come bagnare una pastura. Si va ad aggiungere 400 grammi di prodotto magica e bisogna creare nel secchio un effetto come se fosse una pastura. Questa è la magica, che i cagnotti restano in movimento, tanto quarzo, tanto cagnotti, ma quasi immediatamente comincia a lavorare e cominciano a formarsi le palle, che dopo faremo vedere. New Double Gum, come abbiamo detto, è già prima, è l'ultima nata, che è sempre una miscela di gomma arabica e destrine, con l'aggiunta di questo stimolatore di appetito che, diciamo, attira i pesci nei posti dove c'è da buttare poca pastura o addirittura niente e solamente bigatti. Facciamo vedere sempre un incollaggio con mezzo chilo di cagnotti. Non metto il quarzo perché appunto è una colla che viene utilizzata nei laghetti o nei canali dove non c'è bisogno di quarzo. Ha in aggiunta questo integratore che fa da stimolatore di appetito per i pesci e viene, come abbiamo detto anche prima, utilizzata nei laghetti dove non si può pasturare. I bigatti asciutti li inumidiamo leggermente, proprio pochissimo. Aggiungiamo anche poco di questo impasto, proprio una spolverata. Anche questo impasto lo lasciamo lavorare almeno 5 minuti, perché essendo una miscela composta ha bisogno di un attimino più di tempo e ne va utilizzata veramente poca. Ci vuole dai 5 ai 10 minuti per questa colla, per far sì che cominci a sciogliersi tutta bene, avvolgendo bene i bigatti. Maltodestrina, i cagnotti si fermano. Stabilix, cagnotti leggermente in movimento. Gomma arabica pura, cagnotti in movimento, ma fare una pallina è subito fatta. Magica, sempre cagnotti in movimento, sembra una pastura proprio. E New Double Gum, cagnotti in movimento, palline piccole per i laghetti. Adesso le vediamo tutte in opera in acqua, tutte e 5 le colle. Destrina, Stabilix, gomma arabica pura, magica, New Double Gum.
Abbiamo visto i 5 tipi di colla che commercializza la Pane Company, abbiamo visto come si fa ad incollarle, come lavorano in acqua. E ringrazio tutti e arrivederci alla prossima.